Let's go, butchers! Benvenuti a questo nuovo Classy Overpower. Sì, oggi ho detto che avrei dovuto mettere un, diciamo, un nuovo episodio, o forse una nuova serie, cioè Road to Dark Matter, in cui facevo nuclear e altre cose in live streaming, ma ho deciso di non farlo per un semplice motivo. Bene, penso che quando, diciamo, faccio le nuclear, comunque con queste armi molto strane, senza accessorio, perk, o con cose assurde, penso che sto troppo zitto, sono troppo silenzioso perché mi concentro a giocare, a fare un gameplay comunque d'eccellenza, e poi sono live, quindi non è che mi viene tanto da parlare quando mi trovo in queste situazioni. E tra l'altro non è che mi venivano fatte tante domande da chi stava giocando con me, quindi ho deciso di non metterlo e di mettermi un Classy Overpower di una delle armi, come hai visto dal titolo, più sottovalutate o comunque considerate più scarse e meno usate. In questo caso sto parlando di, come avete visto dal gameplay, dell'ICR, che è una delle armi meno utilizzate, ma proprio in generale, ma allo stesso tempo può essere un'arma molto utile, sinceramente divertente da usare. Io mi sono trovato molto bene, mi è stata consigliata su Twitch durante lo streaming da un ragazzo e devo dire che ha avuto il suo effetto, cioè in verità è molto... mi sono divertito ad utilizzarla e questo gameplay sicuramente vi potrà piacere. Ma per prima cosa bisogna parlare di quest'arma, dell'ICR. L'ICR è molto simile all'M4 di Modern Warfare Warfare 3, ha un caricatore da 30 colpi con un caricatore esteso di 42 colpi. Il suo radio di fuoco è molto lento, uno dei più lenti di tutto il gioco, e sto parlando di 600 e soli colpi al minuto, che secondo me è una cifra molto bassa. Allo stesso tempo bisogna parlare del suo danno. Ha un danno che, diciamo, ha tre distanze di danno. Uno è il danno da 30, cioè quello vicino, per la distanza più vicina. Poi scala, diciamo, a 29, quindi un pochino di meno per la distanza media, e poi 22 per la distanza più estrema o comunque più lontana. In questo caso cosa vuol dire? Che ucciderà con 4 colpi da 19 metri e sopra i 19 metri ucciderà sempre e solo con 5 colpi. Quest'arma ha un ottimo rinculo, bisogna dire che è una delle poche armi in cui il calcio ha veramente effetto se lo si utilizza, specialmente sui fucili d'assalto, cioè si vede effettivamente come, diciamo, il calcio ha effetto su quest'arma. E allo stesso tempo bisogna dire che quest'arma si può utilizzare tranquillamente, secondo me, anche senza il mirino red dot o ole, perché ha delle tacche di mira molto, diciamo, pulite, dei mirini metallici puliti, e quindi si può vedere tranquillamente tutto e mirare a, cioè, diciamo, precisamente. Allo stesso tempo bisogna parlare degli accessori che utilizzavo. Allora, io come accessori stavo utilizzando il mirino ole, l'estrazione rapida, che secondo me è uno dei perk fondamentali, calcio regolabile, che lo utilizzo quasi su tutti gli AR come avete visto dai miei gameplay, e fuoco rapido per avere, diciamo, quel poco, diciamo, quei colpi in più che vanno, diciamo, diretti al bersaglio, all'avversario, quindi che mi possono aiutare. Questa è un'arma, diciamo, che sia da lontano sia da vicino a uno, diciamo, è una delle armi più lente ad uccidere, non uccide subito, non uccide immediatamente, quindi dovrete essere molto precisi, ma già l'arma è precisa di suo, quindi non è che vi serve fare chissà cosa. Sicuramente è molto divertente da utilizzare e non è come utilizzare un M8, un Manowar, eccetera eccetera, cioè dovete solamente mirare un avversario e tenere premuto il grilletto, e l'automira e ovviamente il rinculo di quest'arma farà tutto da sola. Devo dire che mi sono trovato molto bene a fare gli headshot con quest'arma, quindi non è niente di esagerato, se posso dire la mia. Allo stesso tempo però ho notato che da vicino ci mette veramente tanto a uccidere, quindi cercate di mettervi in condizione di fare uccisioni da media e comunque da lontano. Di solito ucciderete quasi sempre con 5 colpi, ricordate questo. Per quanto riguarda i perk, stavo utilizzando prestigiatore, sciacallo, come sapete utilizzo questi due perk, prestigiatore perché mi consente di mirare più velocemente durante la corsa, cioè dopo la corsa scusate, sciacallo per recuperare munizioni, e maschera tattica per evitare flashbang e altre cose, che shock charges, le concussion, cioè le stun, eccetera eccetera, che vi possono sicuramente bloccare. Allo stesso tempo dovete pensare che in questo gioco molte armi hanno un modo di mirare diverso, e bisogna dire infatti che l'ICR mira molto lentamente, ha bisogno in questo caso di prestigiatore assolutamente, secondo me. Io spero vi sia piaciuto questo gameplay, spero che vi sia piaciuto anche ovviamente la classe, che la proviate. Mi piacerebbe che qui sotto spolliciaste e diciamo
scriveste qui i vostri commenti su quest'arma, perché sono sempre interessato a sapere la vostra opinione sull'arma che vi ho consigliato, come vi siete trovati, che cambiamenti avete fatto voi per il vostro personale stile di gioco. Allo stesso tempo, per quanto riguarda gli specialisti, io non vi consiglio di usare niente di particolare, quella è una scelta vostra. Io utilizzavo la macchia da guerra perché non sapevo cosa fare, diciamo, della mia vita, no scherzo, non sapevo cosa fare con gli specialisti, quindi utilizzavo quella. Ma secondo me potete utilizzare qualsiasi specialista, come sempre, quella è una cosa personale, perché a un certo punto della partita lo sbloccherete o comunque lo avrete e lo utilizzerete, cioè c'è chi si trova meglio utilizzare le armi degli specialisti, chi si trova meglio utilizzare quelli con le abilità e così via. Per le score streak ovviamente il classico UAV, Counter UAV e Visat, o chiamato anche Aether in questo gioco, Aether, fuck the Aethers, per ovviamente tirare le nuclear. Quindi niente, siamo arrivati comunque verso la fine del video, io vi ringrazio a tutti, voglio fare un diciamo un piccolo ringraziamento a tutti i ragazzi che c'erano ieri in streaming. Ragazzi, ieri sono stato veramente... Ragazzi, è stato incredibile ieri, abbiamo superato il record, diciamo, di persone in streaming, eravamo più di 500, alcuni mi hanno detto siamo arrivati perfino a 550, non me ne sono accorto e sono contento perché mi sto sbattendo tantissimo e spero che tutto questo duro lavoro, se si può dire così, verrà ripagato. E sto vedendo che comunque la costanza, la mia dedizione e tutto il resto sta venendo ripagato su Twitch. Ora è il momento di farlo passare anche a YouTube, magari, e sto cercando di inventarmi qualche serie nuova e innovativa. Io vi saluto, bitches, vi ringrazio, ci vediamo più tardi in streaming. Let's go! Bitches.